Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Nella notte di oggi sono trapelate informazioni importanti riguardanti i tre nuovi Pokémon rivelati nella giornata di ieri, i due leggendari Solgaleo e Lunala e Magyarna. Prima di iniziare vi ricordo che alle 11.30 uscirà un altro video su Pokémon Sole e Luna molto interessante, sarà una teoria, quindi vi invito a rimanere sintonizzati. E detto ciò, iniziamo subito! Per prima cosa sono state rese note le descrizioni riguardanti appunto questi nuovi tre Pokémon, quindi oggi le andremo a leggere insieme e le commenteremo. Iniziamo dal buon Yungus, il Pokémon Mangusta, di cui ci viene detto: questo Pokémon, il cui lungo corpo è quasi interamente occupato dallo stomaco, mangia in continuazione, ma a causa della sua digestione rapidissima resta sempre affamato. Con le sue zanne robuste può frantumare e divorare anche gli oggetti più duri. E poi, ogni Yungus sceglie un percorso particolare e si mette a cercare prede e cibo senza fermarsi, fino a crollare esausto ovunque si trovi. A causa di ciò, si pensa che scelga il percorso che considera più sicuro. Di conseguenza, scegliendo il percorso più sicuro, è naturale che stia sul percorso 1 e quindi probabilmente è appunto uno di quei Pokémon, se non il Pokémon classico schiavo MN di inizio gioco. Penso che sia abbastanza confermata come cosa. Poi ci viene rivelato un dettaglio interessante: sebbene oggi sia un Pokémon molto comune ad Alola, non è originario della regione, ma vi è stato introdotto per far fronte all'eccessiva diffusione di un'altra specie di Pokémon. Questo, ragazzi, ricorda moltissimo gli eventi che accaddero storicamente quando i coloni europei arrivarono in America, perché c'erano tante specie. Allora sono stati liberati alcuni animali per cercare di conigli, non mi ricordo per quale motivo, sta di fatto che questi conigli si sono riprodotti tantissimo e adesso sono ovunque praticamente, non mi ricordo se in America o in Australia. Ma a parte questo excursus storico, andiamo a leggere la penultima descrizione di questo Pokémon, che ci rivela anche l'utilizzo della sua seconda abilità, ossia sorveglianza. Alcuni Yungus hanno l'abilità sorveglianza, mai vista finora in nessun altro Pokémon, che permette di infliggere il doppio dei danni a un nemico che entra in campo o sostituisce un altro Pokémon durante la lotta. Quindi questa abilità sarà molto interessante, sarà peculiare per ora di Yungus e gli permetterà di infliggere il doppio dei danni a un Pokémon che entrerà in campo durante quel turno. In pratica lo stesso meccanismo di inseguimento, per certi versi, funziona, si attiva diciamo al cambio del Pokémon, e potrebbe essere un'abilità molto interessante anche per il metagaming, per sfruttare Predict. Insomma, una cosa molto interessante, un'abilità molto particolare. Si era parlato, quando si sono viste le abilità dei leggendari, del fatto che non creassero nuove abilità perché non avevano più fantasia. Con questa abilità, secondo me, si sono un po' riscattati. La trovo molto interessante. Infine, ultima descrizione riguardante questo Pokémon. Ci viene detto che questo Pokémon è molto comune nella regione di Alola e catturarlo è piuttosto facile. Tuttavia, quando è affamato è di pessimo umore e richiede un'enorme quantità di cibo. Quindi se siete tirchi, evitate questo Pokémon. C'è da dire che questo Pokémon è quello che ha ricevuto la maggior parte delle informazioni, mentre invece gli altri due hanno ricevuto sicuramente qualche descrizione in meno. Andiamo comunque a leggere quella di Pikipek, che è molto interessante, perché ci viene detto che con una frequenza sorprendente di 16 beccate al secondo, Pikipek è in grado di perforare il legno più resistente e persino di frantumare le pietre. Il suono delle beccate funge anche da segnale per i compagni, ad esempio per mettersi in guardia contro un pericolo o semplicemente per salutarsi. Gli allenatori dei Pikipek imparano a riconoscere i vari segnali. Questo Pikipek è evidentemente ispirato a questo punto a un picchio, perché ha esattamente lo stesso carattere, fa le stesse cose: picchia sul legno, si fa intendere attraverso questi picchi. Sta cosa che gli allenatori imparano i vari segnali dei Pikipek non mi convince, non succederà mai nel gioco, però molto interessante. Abbiamo poi un'altra informazione su questo Pokémon, questa volta un po' più interessante, un po' più carina. Ci viene detto che questi Pokémon scavano dei buchi nei tronchi degli alberi per conservare il cibo e i piccoli oggetti scintillanti che amano raccogliere. Un modo di dire ricorrente è: cerca cerca, ma dov'è? L'avrà preso Pikipek. Io apprezzo lo sforzo, Game Freak, però
L'ultima te la potevi benissimo risparmiare, che non mi avrebbe assolutamente cambiato la vita, per me è abbastanza cerca, ma dov'è? L'avrà preso Picky Pack, un po' triste. Ma non è questo quello interessante quanto che raccolga gli oggetti scintillanti un po' come fa la Gazzaladra, quindi ha anche un po' della Gazzaladra questo Paco, non è semplicemente un picchio normale. Infine scopriamo che questo Picky Pack attacca il nemico a distanza, mitragliandolo con una raffica di semi che spara con una tale potenza da farli conficcare nei tronchi degli alberi. Attacca a distanza? Che sia un Pokémon speciale? Oddio, sarebbe qualcosa di assurdo! E infine abbiamo lui, Grubbling, il Pokémon Coleolarva. Un Pokémon che, come sapete, è quello che mi è piaciuto un po' di meno di quelli rivelati, ma andiamo a leggere cosa ci viene detto su di lui. Questo Pokémon usa le sue robuste mandibole per lottare e per scavare sottoterra. Adora l'elettricità e spesso lo si incontra vicino alle centrali elettriche. Avvolge i rami degli alberi con filamenti appiccicosi che produce dalla bocca e si lascia oscillare come uno stuntman appeso a un cavo di sospensione. Se davvero è un Pokémon a cui piace l'elettricità, potrebbe diventare un coleottero elettro? Sarebbe una combinazione di tipi, credo, nuova e sarebbe anche molto interessante perché, ad esempio, il Pokémon di tipo elettro perderebbe totalmente la sua super efficacia al tipo terra. Avrebbe delle resistenze in più, sarebbe un qualcosa di diverso e a suo modo direi anche interessante. Dopo aver parlato un po' più approfonditamente dei nuovi Pokémon, andiamo a dire qualcosa anche su Magyarna, quel Pokémon che ha fatto tanto discutere per la sua abilità, per la sua mossa e per il fatto che è un Pokémon artificiale. Nonostante però, ragazzi, sia artificiale, ci viene detto che questo Pokémon ha un cuore vivo, un cuore pulsante, cioè non è una cosa prettamente meccanica, ma sembra quasi essere un qualcosa ricoperto da una sorta di armatura, se così si può dire. Ricorda per certi versi Genesect, come sapete c'era la teoria che io considero molto valida del fatto che Genesect fosse un Kabutops al quale è stato implementato un cannone oltre delle parti meccaniche. Ecco, mi sembra in questo momento lo stesso concept. Ditemi ragazzi cosa ne pensate sia di lui che delle informazioni degli starter, ma adesso passiamo alla chicca che probabilmente stavate aspettando. Qualcuno di voi si ricorderà sicuramente un video riflessione su Solgaleo e Lunala che avevo fatto qualche tempo fa, nel quale ipotizzavo delle nuove forme di questi due Pokémon. Non mettendo da parte la modestia, ci avevo azzeccato. Infatti, signori miei, sono state rivelate non proprio delle forme, ma delle fasi, il che ha senso dato che anche i corpi celesti hanno le loro fasi. Queste fasi si attiveranno nel momento in cui questi due Pokémon faranno una mossa. Difatti, quando Lunala utilizzerà il suo attacco Raggio d'Ombra, si trasformerà, fra virgolette, nella sua fase Luna piena. Mentre, al contrario, il buon Solgaleo, utilizzando Astro Carica, assumerà la forma fase Sole nascente. Cosa molto interessante, perché questa cosa potrebbe addirittura cambiare i tipi ed è un meccanismo mai visto nel mondo Pokémon, cioè un Pokémon che utilizza una mossa e al contempo si trasforma. Mi pare che non sia stata mai vista una cosa del genere, una mossa d'attacco ovviamente, senza parlare dei giorni di sole vari e cose del genere. Voi cosa ne pensate? Vedete anche le immagini, vedete i Pokémon cambiati? Che cosa potrebbe mai accadere in tutto ciò? Vi faccio delle considerazioni. Solgaleo, visto da questa immagine, mi sembra che diventi addirittura, con quelle nuvole lì un po' scure, mi sembra che diventino entrambi di tipo elettro. Cioè, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, potrebbe anche non essere, però a prima vista io direi che sono collegabili al tipo elettro. Ditemi cosa ne pensate qui sotto. E infine parliamo di un'ultimissima cosa che mi è stata fatta notare da un iscritto, il quale mi ha detto che nel gameplay delle tre c'è stata mostrata una finestra di dialogo di questo Ala, che dovrebbe essere il panzone che abbiamo visto anche negli altri trailer, nel quale ci viene detto che ogni isola ha un suo Pokémon guardiano. Ma di questa cosa qua, ragazzi, parlerò nel weekend in un video teoria fatto apposta. Io vi saluto e spero che queste informazioni vi siano piaciute. Scrivetemi sempre nei commenti cosa ne pensate, come al solito. Io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che saranno in descrizione. E detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.